Occupiamoci di pallanuoto, come detto, con Stefano Tempesti, che è il capitano del nostro Settebello, il portiere della Pro Recco, della Nazionale, che purtroppo deve rinunciare alla rassegna continentale per un infortunio. Noi ce l'abbiamo al telefono, lui chiaramente supporterà i suoi compagni. Ciao caro Stefano, grazie salve, per aver... Grazie a voi, salve a tutti. Ecco, grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, è inutile domandarti, insomma, quanto rammarico hai per non poter essere in vasca insieme ai tuoi compagni a causa di questo infortunio. Sì, è veramente una grande sofferenza non poter partecipare, non poter essere con la squadra, allo stesso tempo però orgoglioso, è una gran gioia per questi ragazzi che stanno affrontando un europeo in crescendo, stanno rispettando quelle che sono le tappe che il mister Campagna si era prefisso, cioè di lavorare duramente per tutto il girone e poi di scaricare per le fasi finali. Hanno centrato appieno questi primi obiettivi e vediamo oggi cosa succederà. Appunto oggi che l'Italia affronterà la Serbia in semifinale, una Serbia che avete battuto già ai mondiali dell'anno scorso in finale. Ricordiamo anche poi l'altra semifinale degli europei che si svolgerà alle 20 tra Ungheria e Montenegro. Ecco, secondo te qual è tra le quattro squadre quella un po' più favorita, come le vedi? Ma un pronostico è difficilissimo farlo, perché per quanto riguarda la nostra semifinale, da una parte abbiamo la voglia nostra di riconfermarci, di non far capire che insomma è stato un caso che siamo diventati i campioni del mondo proprio contro la Serbia, dall'altra parte ci sarà la voglia di rivalsa dalla Serbia, è una nazione, una squadra orgogliosa che ha voglia appunto di imporsi sempre e comunque in qualunque manifestazione, quindi sarà una partita secondo me al cardiopalma. Dall'altra parte abbiamo un'Ungheria che forse è un po' più favorita perché ha un gruppo più consolidato, con degli innesti recentemente di caratura elevatissima, con un Montenegro che ha fatto un europeo forse un po' altalenante, è partito molto bene vincendo anche contro la Serbia e poi ha sofferto ieri in semifinale contro la Grecia, che è una squadra sulla carta sicuramente più modesta rispetto al livello dei montenegrini, quindi insomma, saranno due bellissime semifinali da seguire con risultati sicuramente che si risolveranno alla fine. Ecco, si parlava prima anche dell'Ungheria, che peraltro l'Italia ha avuto nel girone, avete perso anche alla prima giornata, ovviamente l'europeo è il presente, ma il futuro, senza spingersi troppo in là, si chiama Londra 2012. Sì, senza dubbio, questo europeo, per quanto importante, è pur sempre una tappa di passaggio, perché tutti sappiamo l'importanza di questa Olimpiade, è uno dei motivi per cui anche io ho un grande rammarico nel non essere presente, però da una parte è stata una fortuna, tra virgolette, questo infortunio a settembre, perché mi permette di avere tutto il tempo per recuperare proprio in vista di fine luglio e dell'inizio delle Olimpiadi. Ecco, Olimpiadi, tu hai partecipato già a Sydney 2000, è stata la prima Olimpiade in cui hai partecipato, che non ti hanno regalato grosse soddisfazioni a livello personale, chiaramente anche di squadra. Chiaramente il tuo sogno è quello di conquistare a Londra una medaglia, di andare a podio. Eh sì, quella di conquistare una medaglia vorrebbe dire il coronamento di anni di sforzi, di anni di sacrifici, anche perché riuscire ad avere una medaglia in tutte e tre le manifestazioni sarebbe appunto il raggiungimento di un obiettivo che sicuramente 12 anni fa, quando ho iniziato con la nazionale maggiore, era solo un sogno, forse un'utopia. Quindi l'obiettivo è quello di riuscire ad arrivare a una medaglia, a un podio olimpico, consapevole di tutte le difficoltà che incontreremo nel cammino, però insomma le possibilità ci sono, la squadra è molto determinata assieme al mister e a tutto lo staff, lavoriamo per quello, quindi speriamo bene e puntiamo al risultato migliore. Ecco, c'è una domanda da parte di Peppe Cozzo che si chiedeva di quante botte vi date sott'acqua. Sì, guarda, io mi rendo conto che più alto è il livello della pallanuoto e maggiore il rispetto che ci sono fra gli atleti. Al di là di gesti plateali, come si è potuto vedere in Croazia-Serbia, dove c'è stato un colpo, un pugno
fuori dall'acqua, allora quello esula da ogni qualità di sport, ecco, lì non si parla più di sport, si parla di violenza. Però più alto è il livello della pallanuoto e maggiore il rispetto che ci sono fra, fra i giocatori. È più facile vedere degli scontri proibiti o delle, dei cessi violenti sott'acqua a un livello più basso che a questi livelli che sono altissimi, dove c'è una grande fisicità, una grande imposizione del ruolo e del fisico, però c'è sempre una forma di rispetto per gli atleti che si hanno di fronte. Non ci sono mezze misure, o si passa all'atto di violenza che però esula dal, dal lato sportivo, o se no una grande forma di rispetto in acqua. Esatto, io chiaramente intendevo botte sempre, no, a livello infatti, cioè, è una grande, è uno sport fisico, uno sport di contatto dove si affrontano sempre dei, dei giganti, la maggior parte ragazzi di 2 metri che passano abbondantemente i 100 kg, quindi per forza si hanno degli scontri, però sono sempre scontri che rientrano, ecco, in quella che è una fisiologia della pallanuoto. Ecco, la giornata tipo di Tempesti di un pallanuotista, sappiamo che avete degli allenamenti molto molto duri, magari i nostri ascoltatori non se ne rendono conto, ci vuoi raccontare il percorso di un pallanuotista, che tipo di allenamenti fate, che tipo di alimentazione magari seguite, se seguite una dieta particolare? Ma noi ci alleniamo tutti i giorni, 2 volte al giorno, più il sabato abbiamo la partita. Essendo uno sport in acqua, gli allenamenti sono molto intensi, insomma basta guardare una partita per capire la fatica che, che si può durare in uno sport come, come la pallanuoto. Di conseguenza grande intensità negli allenamenti, e occorre anche avere quella che è una corretta alimentazione con il giusto apporto di carboidrati magari a pranzo per affrontare poi quello che è l'allenamento, l'allenamento pomeridiano, e una base proteica per quello che è poi per andare a rinforzare tutta la struttura che ha lavorato durante il giorno, magari, magari alla sera, ecco, è un'alimentazione molto, tra virgolette, molto semplice, però insomma va curata per poter sostenere questo, questo tipo di sforzi. Ecco, in chiusura una domanda da parte del nostro Peppe. Sì, io volevo farti una domanda un po' più così, diciamo, se hai un amuleto portafortuna quando vai in vasca. Ma guarda, ne ho avuti tanti nel corso degli anni, poi in questi ultimi anni ho lasciato perdere tutto perché mi sono reso conto che non servivano a niente. Si arriva ai risultati attraverso altre vie, ecco, non è avendo un oggetto, un amuleto, un costume piuttosto che un qualcos'altro che porta fortuna, che mi sento più sicuro, ecco. Si arriva ai risultati, anni, Stefano, avendo condizione e testa, insomma. Condizione e testa, sì, non è sicuramente se mi vesto in un certo modo o se indosso una cosa in particolare che poi riesco a vincere una partita o a giocare bene, ecco, è tutta una questione mentale, quindi no, per ora no, non ci sono né amuleti né porta fortuna particolari. Bene, allora non ci sono amuleti, non ci sono portafortuna, noi speriamo di essere un amuleto per il Settebello. Ringraziamo Stefano Tempesti per essere stato con noi, alla prossima, un in bocca al lupo a te personalmente e a tutto il Settebello. Grazie a voi, alla prossima, arrivederci.